Si sente, no? Allora io questa sera mi sento un cittadino indignato. Ma indignato perché? Perché non mi ritrovo in questo modo di gestire le cose. Primo, noto a tutti che in GSP lo Stato fallimentare è noto a tutti, quindi non mi aspettavo niente di più che fosse confermato. Dopodiché, che la buona volontà, i buoni propositi dei sindaci per risolvere questa situazione, che da quanto ho appreso dalla discussione fatta, ci sono dei buoni intenti, ma con le solite tematiche, nel senso andiamo a passare al rinnovo del CDA con un governo pseudo tecnico, lo chiamiamo. Mi preoccupa il fatto che questi pseudo tecnici siano i soliti amici degli amici della politica. Quindi ritorniamo allo stato precedente. Allora, dopodiché, cosa faremo fra i 3 anni? Non so quanto resta in carica il nuovo, mi sembra 3 anni, comunque, 3 anni di CDA. Vogliamo fare un punto zero e risentirci fra 3 anni, vedere dove... No, guarda, io sono vecchio e non sono giovane come te, anche se ho apprezzato in parte il tuo discorso, però io sono molto più vecchio, quindi per me 3 anni non sono un tempo lungo. Penso di vivere ancora altri 30-40, ho tempo. Dopodiché, per quanto riguarda quel ipotetico canone, tassa, non so come la vogliamo chiamare, io sarò uno di quei cittadini che non la pagano, ve lo dichiaro qua pubblicamente, io non la pagherò, perché quello è un bene comune indispensabile. Quindi nessuno può togliermi quel servizio di rete. Possono togliermi la corrente, possono togliermi il telefono, però nessuno può togliermi l'acqua. Quindi io, come cittadino indignato, dichiaro pubblicamente che non pagherò, a meno che non veda veramente una società che funziona e mi dia delle garanzie su quanto andremo a proporre. In quel caso sarò un cittadino io modello, però concordo con Colarin che io ritengo che quel bene essenziale l'ho già pagato con tutte le altre tasse che pago. Punto. Grazie.